Le 15 e 17 minuti, RTL 102.5 News con Lodovica e Ilaria. E adesso cambiamo del tutto argomento. Parliamo ancora del nostro paese, facciamo un punto però sull'alfabetizzazione informatica, quindi su quanto l'informatica e il suo linguaggio fa parte della cultura italiana un po' in tutte le età, perché magari è facile dire i giovani conoscono bene questo mondo, ma forse non è proprio così. E ne parliamo proprio con un esperto informatico che è Danilo Cimino, collegato con noi. Buon pomeriggio, Danilo. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, innanzitutto io leggo che hai un curriculum che vale davvero la pena raccontare, quindi esperto di informatica, ok, ma raccontaci anche dove hai lavorato, perché ne vale davvero la pena. Io ho lavorato al CERN, sapete, quel posto dove hanno Sì. ambientato Angeli e Demoni, Dylan Brown. Vi Come no? assicuro che non ci sono gli aerei ipersonici, però insomma. È un posto, insomma, abbastanza importante in cui lavorare. Ho avuto il privilegio di lavorarci anch'io. Beh, complimenti, davvero complimenti. Grazie. Allora, Danilo, tu hai un obiettivo, ti sei posto un obiettivo, cioè quello di spiegare e semplificare l'informatica un po' a tutte le fasce d'età. Come mai ti è nata questa esigenza? È nato durante la pandemia. Avevo un sacco di tempo libero a disposizione, ho deciso di cimentarmi nella scrittura, che è una cosa che mi è sempre piaciuto fare, e ho aperto il mio blog Cose di Computer, pubblicando degli articoli in cui spiegavo in modo semplice, direi elementare, quei quattro concetti informatici che sono necessari a farti capire quello che fai quando usi un PC o un cellulare. È tutta lì la cosa. Ecco che sembra una cosa banale, no? Perché appunto tutti ormai siamo, addirittura io e Ilaria, nativi digitali. Poi insomma vediamo che tutti ormai hanno a disposizione lo smartphone, anche i più anziani. Però in realtà sai che spesso si parla di alfabetizzazione informatica. Ecco, avere il cellulare, essere sui social e poi essere alfabetizzazione informatica, secondo te è una cosa che poi va di pari passo? No, assolutamente no. I nativi digitali non sanno bene cosa sia nei computer, onestamente. Io non è che sono un privilegiato, sono nato in un'epoca in cui per forza o imparavi seriamente a usare un computer oppure eri completamente tagliato fuori e non lo potevi utilizzare. I computer non avevano preso piede. I nativi digitali molto spesso hanno delle difficoltà anche a recuperare le password di Instagram e restano completamente tagliati fuori. È vero, perché forse hanno Quindi, assunto questi concetti senza studiarli? È un po' questo, secondo te, il problema? Non c'è nessun tipo di alfabetizzazione informatica in Italia, cioè l'informatica non Ok. viene insegnata a scuola. Ecco, allora Danilo, facciamo così, resta insieme a noi perché tra poco riapriamo proprio da qui anche con le domande al 378-304-1025, SMS, WhatsApp, note vocali. Insomma, Danilo è qui per rispondere, quindi facciamoci compagnia. Arriva Jovanotti. 15 e 37 minuti Lifestyle RTL 102.5 News. È rimasto insieme a noi Danilo Cimino, lui è un esperto informatico, per questo davvero lo ringraziamo. Stiamo parlando di quanto noi italiani forse sappiamo meno di quanto non pensiamo poi di informatica. Ecco Danilo, sai che si sente spesso parlare anche di truffe informatiche. Secondo te, quali sono le cose principali che dovremmo sapere? La cosa principale da sapere per evitare le truffe online è saper riconoscere un indirizzo web. Ti spiego perché. La maggior parte delle truffe avviene perché tu ricevi magari un SMS tipo da Banco BPM, da BPR, insomma, uno di questi istituti bancari, che ti invita a premere su un link, che tanto per capirci sono quelle scritte sottolineate di blu. Tu ci premi sopra il dito e si apre qualcosa, succede qualcosa. Se tu riesci a capire come è strutturato un indirizzo web, perché quello è un indirizzo web alla fine, riesci ad evitare le truffe riconoscendo il nome a dominio contenuto dentro quell'indirizzo e a capire che non è quello della tua banca. È molto Certo. semplice, però queste cose non vengono spiegate purtroppo. Ecco, Agli questo albori di internet era facile. potrebbe essere uno degli argomenti, no, da affrontare a scuola, perché tu prima ci hai detto che a scuola non viene tanto studiata e spiegata bene l'informatica e il mondo digitale, tant'è che in Italia siamo al quart'ultimo posto per alfabetizzazione digitale in Europa rispetto all'Europa, quindi insomma un dato veramente preoccupante. E quindi secondo me puoi darci anche dei consigli per i genitori che avvicinano i propri piccoli al mondo digitale, un consiglio per spiegarlo ai più piccoli questo mondo, cosa si può fare?
Beh, insomma, non c'è altro modo se non diciamo istruirli su alcuni argomenti fondamentali. Ora, non vorrei farmi pubblicità, però insomma io ho scritto dei manuali che, anche se non sono dedicati ai giovani, posso mostrarlo? Non so. Certo, ecco. Certo. Guardate, è questo, libro? È un manuale, ecco, per principianti. Ok, perfetto. Ecco, sì. Qua dentro, con tutta la modestia del mondo, io ho raccolto tutto quello che serve per capire consapevolmente cos'è che stai facendo quando usi un PC o un cellulare. Bello. La differenza tra aver studiato questo libro e non averlo studiato è che, se tu non lo studi, premi un po' a caso e cerchi di fare le cose col PC e col cellulare. Se invece l'hai studiato, sai esattamente cosa stai facendo. Ma i concetti da capire non sono molti. Basta capire, basta insegnare ad un ragazzo com'è strutturata internet, come funzionano la maggior parte delle truffe, riconoscere gli indirizzi email, riconoscere gli indirizzi web, sapere che quando mandano un messaggio in rete quel messaggio non viene cancellato, sapere che tutte le cose che scrivono sono monitorate da qualcuno, nel bene o nel male, e che bisogna fare molta attenzione a quali tipi di informazioni divulgare su loro stessi. Chiarissimo. Per i genitori, abbiamo a disposizione vari strumenti. Per esempio, Google Chrome mette a disposizione il parental control. Esatto, che è quello, Danilo, che conosciamo per esempio per la TV e per gli smartphone. Quindi questo è sicuramente uno dei tanti consigli. Danilo, noi ti invitiamo nuovamente in una prossima puntata per affrontare altri temi, magari proprio questo dei genitori. Grazie intanto per essere stato con noi.